Benvenuti! Oggi vi mostreremo alcune funzionalità di Unity, la nuova interfaccia grafica di Ubuntu 11.4. Per aprire un'applicazione è possibile fare clic sui pulsanti corrispondenti nel launcher. Se l'applicazione non è inclusa nel launcher, come ad esempio la calcolatrice, è possibile fare clic sul pulsante Applicazioni. Qui sono elencate tutte le applicazioni installate e consigliate, ordinate per categoria. Alla voce Accessori troviamo la calcolatrice. L'icona della calcolatrice appare nel launcher. Esso infatti mostra anche le applicazioni in esecuzione. Alla sua chiusura l'icona sparirà. Se volete mantenere l'icona nel launcher, potete selezionare con il tasto destro l'opzione Mantieni nel launcher. È inoltre possibile aprire un'applicazione o cercare un file facendo clic nel logo di Ubuntu, ottenendo così la Dash, il cruscotto di Unity. Qui verranno visualizzate alcune icone con le applicazioni più comuni e degli strumenti di ricerca chiamati lenti. Possiamo direttamente scrivere calcolatrice nel campo di ricerca o fare clic su altre applicazioni. Sulla destra è presente una lente dedicata alla ricerca dei file nel disco. Apriamola dalla Dash. In alto a destra troviamo le principali cartelle della nostra home, come immagini, musica e video. Quando si installa una nuova applicazione dal Software Center, è possibile specificare se includerla nel launcher. Se le applicazioni aperte nel launcher sono molte da non entrare nello schermo, è sufficiente fare clic su un punto qualsiasi della barra per trascinarla su e giù. Se invece vogliamo spostare un pulsante nel launcher, bisognerà trascinarlo prima fuori dalla barra e poi nella posizione desiderata. Se un'applicazione è aperta, viene visualizzato un indicatore bianco a sinistra del pulsante, tante quante sono le istanze aperte. L'applicazione in primo piano avrà anche un secondo indicatore a destra. È possibile aprire una seconda istanza di un'applicazione già aperta facendo clic sul pulsante con il tasto centrale del mouse. In alcuni mouse questo tasto coincide con la rotella. Per visualizzare tutte le istanze aperte di un'applicazione è possibile fare clic due volte su di essa. Se un'applicazione richiede attenzione, la sua icona nel launcher tremerà e l'indicatore sinistro si colorerà di celeste. Nel launcher c'è inoltre un pulsante per visualizzare gli spazi di lavoro. Ulteriori informazioni su Unity sono disponibili all'indirizzo unity.ubuntu.com. Per scoprire le funzioni avanzate di Unity, non perdetevi il prossimo screencast Usare Unity Avanzato.